facevano il tagliatelle al freddo, facevano spaghetti alla bolognese, la lasagna. Abbiamo cominciato comunque con prodotti di nicchia, perché prima portavano solo il San Daniele, e la mortadella, e la coppa. Invece noi abbiamo cominciato a portare i prosciutti di cinta, i salami di cinta, la verdura, la frutta, il pesce dall'Italia. Massimo Moreddu è l'importatore di fiducia di molti cuochi italiani di Hong Kong. In molti buoni ristoranti italiani della città, oltre il 90% degli ingredienti usati, freschi o conservati, viene dall'Italia. Un dato unico al mondo, percentuali difficili da raggiungere anche per i ristoranti in Italia. La burrata è stata una sfida. Abbiamo cominciato con 5 kg alla settimana, oggi facciamo 80-90 kg alla settimana. A Hong Kong non ci sono restrizioni alle importazioni, solo di verdure fresche. La ditta di Massimo Moreddu ne importa 60 quintali alla settimana e ovviamente non è la sola a operare sulla piazza. Lascia che sia. Diciamo una cucina italiana moderna, un attimino rivisitata, più che altro sulle presentazioni e qualche combinazione un po' diversa con prodotti e sapori italiani. Il Mistral, nell'hotel che oggi si chiama Grand Stanford Intercontinental, rappresenta un altro pezzo della storia della grande cucina italiana di Hong Kong. Claudio Vieri raccoglie l'eredità di Mario Caramella, il cuoco che dal 1990 e per 7 anni fece del Mistral un ristorante di successo. Io arrivai al Mistral un anno dopo che era aperto il Rissini, per cui praticamente avevamo già sfondato una bella porta ad Hong Kong. Il Rissini e il Grand Hyatt erano ad Hong Kong Island, io invece ero a Kowloon. A Kowloon in un hotel che era l'Holiday Inn, non era il Grand Hyatt. Il mio ristorante non aveva una vista sulla baia, era sottoterra di 2 piani ed era un ristorante Mistral, appunto il nome di cucina mediterranea confusa. Io ho detto chiaro, mi avete chiamato, sono qua, o mi fate fare la cucina che voglio, altrimenti prendetevi uno svizzero. Tossero delle tovaglie a quadri marroni e bianchi allucinanti, che io definì un incubo di Kafka, e viene fuori sto locale, non bello, però strano. Il pavimento di un tipo, un muro di un altro, architettura babilonese, non si capiva bene cosa fosse. Però diventò un brutto che piaceva. C'era la cucina vista, per cui creava un po', anche se era sottoterra di 2 piani, c'era, avendo la cucina vista, dava vita a tutto a questo locale. Il menù era diventato cucina autentica italiana. Del Mister ebbe poi all'inizio un po' di shock, gente che usciva, leggeva il menù, si alzava e se ne andava. Per cui nel giro di sei mesi ci fu un po' di trambusto e poi iniziamo a avere addirittura la fila fuori. E gli incassi del Mister, che erano di $13,000 di Hong Kong al mese come budget, arrivarono a $100,000 di Hong Kong di incasso. Per cui fu un successo incredibile. E ancora adesso il Mistral va avanti. Mario Caramella lasciò il Mistral e per alcuni anni lavorò in Australia. Nel 2000 tornò a Hong Kong proprio come cuoco del Grissini, del Grand Hyatt, e vi restò per 3 anni. Poi iniziò la sua carriera di executive chef, che lo ha portato tra l'altro in Thailandia e Indonesia. Al Grissini arrivavo dopo un periodo di crisi. C'era stata la crisi in Asia, per cui c'erano state un po' di restrizioni in cucina, diciamo, anche al Grand Hyatt. Quando arrivai parlai chiaramente con l'executive chef e lui mi diede ragione e disse: bene, riprendiamo le danze, fai quello che vuoi, ma non toccare i Grissini, cambia tutto. Infatti, senza dirglielo, cambiai anche i Grissini, lui non se ne accorse. Era andato un po' in decadenza questo ristorante, ma non per colpa dello chef che c'era prima di me, che è un altro bravissimo chef, Angelo Sabatelli, proprio perché c'erano queste ragioni finanziarie. Io arrivai nel 2000, l'altro anno di grandeur, che Hong Kong è rifiorito, consumai 15 kg di tartufi in un mese.
sono mezzo chilo al giorno, sono tanti. Il Bessini, il Toscana, il Mistral, ma anche il Sabatini, il Royal Garden Hotel, l'Angelini nello Shangri-La, il Nicolini nel Conrad, fino allo Zeffirino nel Regal Hong Kong Hotel, hanno cambiato il panorama della ristorazione nei grandi alberghi. Va ricordato che fino a un paio di decenni fa, come in tutte le colonie, anche a Hong Kong, i ristoranti di qualità stavano quasi esclusivamente all'interno degli alberghi di lusso. Ad Hong Kong cosa è successo? In realtà che avevano il ristorante francese lo tramutarono nel ristorante italiano, perché il ristorante francese faceva 7, 8, 10, 20 coperti, il Grissini era super prenotato per mesi, il Mistral era sotto i due piani, faceva 140 coperti a sera, il ristorante francese dello stesso hotel che avevamo di sopra si chiamava Belvedere, faceva 7 coperti, 8, 22. Il ristorante italiano vendeva, mentre quello francese. La cucina italiana e gli italiani sono molto vicini alla mentalità cinese, sia come mentalità nel cibo e anche nella mentalità di vivere. Siamo molto vicini e penso che questo aiuta a vendere questo prodotto della cucina italiana molto più facilmente che una cucina francese, che all'epoca diventava forse un po' pesante. La cucina mia è tipica mediterranea, c'è un tocco di creatività fresca dove la gente la può mangiare tutti i giorni. Cambia il menù ogni stagione, i prodotti arrivano dall'Italia. Vittorio Lucarillo è uno dei cuochi italiani più rispettati a Hong Kong. Oggi lavora al ristorante Angelini nell'hotel Shangri-La, ma è stato per 3 anni cuoco al Grissini, subito dopo Mario Caramella. Quanta parte di cucina napoletana entra in quello che fai? Una grandissima parte. Al menù ci sono i sci alla tielica, la gente viene, fanno scià scià, però gli faccio vedere che è una pasta tipica nostra. Infatti in giro non si trova. Gli ingredienti a Hong Kong, quanto è difficile trovare? Difficile non esiste a Hong Kong, anche sul suo mercato. Costano tanto, però ne puoi trovare quando vuoi tu, è di ottima qualità. La maggior parte è fresca, perché purtroppo i cinesi la roba congelata è contro l'orses, come si vede in giro, qui ci sono gli acquari. La gente vuole la roba viva. Vittorio rappresenta al meglio la filosofia che pervade la grande cucina italiana di Hong Kong. Un indelebile attaccamento alla tradizione, ingredienti italiani di primissima qualità, grande tecnica e nobilitazione estetica anche del piatto più umile. La gente magari quando sei troppo troppo creativa all'estero pensano che sia un po' francese, un po' troppo estroverso, perciò gli devi dare quel sapore della nostra tradizione, perché quando mangi una cosa italiana lo senti che il sapore è nostro, e poi gli puoi dare anche tu un tocco di creatività, una presentazione diversa. Prima di Hong Kong, Vittorio Lucarillo ha lavorato a Beverly Hills, ma la sua formazione è tutta italiana. Gino Angelini, oggi famoso cuoco italiano di Los Angeles, fu tra i suoi maestri quando era chef all'ambasciatore di Rimini. Lui veniva da noi, lavorava in un altro posto, faceva fatto dei grossi sacrifici. Mi ricordo quando suo babbo mi chiamava, mi diceva fa il bravo, vai in giro. Io allora è chiuso il microfono, allora va le sue figlie, proprio io scherzavo e dicevo è bravissimo, ma questi hanno in giro la madre. Anche altri cuochi di Hong Kong, come Gianni Caprioli dell'Isola, sono passati per la scuola di Angelini. Loro sono diventati bravissimi, per me è un orgoglio che si ricordano di me. Io dicevo voi siete bravi, via, andate via da qui, andate dai grandi, andate a imparare ancora di più. Vittorio ricorda con piacere gli anni del Grissini e noi cerchiamo di capirgli un segreto. Perché i Grissini del Grissini sono così morbidi? Loro hanno una ricetta fatta al momento, cotta a una temperatura elevata, perciò al momento l'impasto è così dolce che c'è acqua, farina e lievito. Come appena li stendono e buttano nel forno, subito crescono a veloce. Ecco perché non sono croccantissimi. Ho
oggi come oggi la cucina italiana hai dei grandissimi professionisti in cucina, hai bisogno non necessariamente di un ristorante enorme, può essere anche un ristorantino piccolino gestito da un ragazzo che cucina, però deve essere un professionista, deve sapere cosa fa e deve essere serio. La serietà è cresciuta in maniera esponenziale sul mercato. Il cliente quando viene in un ristorante italiano non vuole solamente mangiare, come magari vada al ristorante cinese o giapponese, vuole provare un'esperienza, vuole sentire l'accento italiano, vuole vedere il cuoco italiano che viene a consigliare. Alla fine degli anni 90 la grande cucina italiana si affermava anche fuori dai grandi alberghi. Nel 2001 a Central, sulla Grand Millennium Plaza, apre i suoi battenti Gaia e presto si trasforma in una storia di successo. Andrea, stai dietro tu, pronto? La mia filosofia è sempre quella, sarà quella di usare ingredienti italiani. Abbiamo lavorato molto sulla ricerca di ingredienti, sempre ingredienti veri, ingredienti di un certo livello. Però non abbiamo mai sognato di dare cose innovative che utilizzassero ingredienti che non fossero italiani, dunque andare in quello che adesso si chiama fusion, che è una cosa che a me non piace affatto. Io essendo romano, di origine partenopea, mio padre è ischitano, abbiamo sempre a casa mangiato, diciamo, con un grosso sapore sud più che nord, no? Diciamo che facciamo una cucina italiana, sempre con questo, cucinando col cuore romano, diciamo, ecco. Paolo è noto, oltre che per la sua bravura, per le sue decise posizioni sulla interpretazione della cucina italiana all'estero. Quando uno comincia a cucinare italiano e utilizza degli ingredienti che non sono italiani, secondo me non è più italiano. Con Paolo Monti è d'accordo anche Umberto Bombana, che fino a qualche tempo fa era uno dei comproprietari del ristorante Gaia. Si può usare qualche spezia locale, si può usare tutti i migliori prodotti locali, però loro si aspettano il sapore del basilico, del rosmarino, non si aspettano il lemongrass. Paolo è intransigente anche sui cuochi di cucina italiana non italiani. Io come cliente, non come cuoco, ma come cliente, a volte vado a mangiare in un ristorante giapponese o vado a mangiare in un ristorante cinese. Insomma, quando arrivo nel ristorante giapponese la prima cosa che guardo è che ci sia lo chef giapponese o nel cinese che ci sia il cinese, cioè non vado a mangiare il cinese da un giapponese o viceversa. Più flessibile invece Pino Piano, il direttore di sala di Gaia e uno dei comproprietari. Per me è molto più facile lavorare con un italiano, sicuro, però... credo che anche che è un ristorante con un cuoco sia giapponese o australiano, se la persona fa quello che deve fare per bene con la nostra tradizione, non credo che cambierà un po', non so, sto parlando io, cioè non so come il cliente la vede. Pino Piano, da 15 anni a Hong Kong, riconosciuto e attento maestro del servizio di sala all'italiana, così spiega il successo di Gaia. Il successo è di rimanere italiani in tutto quello che si fa, nei prodotti, nella cucina, nel personale. Certamente non ci possiamo permettere il personale, il cameriere, i capitani o il maître d'hôtel di essere italiani, però i manager, i direttori di sala, i cuochi, è importante che siano italiani. E dal successo di Gaia è nato un gruppo di ben altri 7 eleganti locali a Hong Kong, Shanghai e Hangzhou, che fa capo sempre a Pino Piano. Tra di essi c'è Isola, sempre a Central, una delle più ambite location in città, la cui cucina è nelle mani del vulcanico Gianni Caprioli, già cuoco personale dello scomparso Giovanni Agnelli. Che cucina fate quindi qui? Semplice italiana, dalle cose che riprendono un po' come la mia storia, da ragazzo del sud spostato al nord, perciò una grossa influenza del sud Italia, la cucina romagnola perché sono cresciuto dopo 13-14 anni, sono cresciuto a Rimini, e poi ho avuto delle esperienze lavorative anche in Piemonte con l'avvocato, perciò ho incorporato un po' tutte le esperienze, come uno scrittore che scrive quello che gli passa nella vita. E della nuova generazione di ristoranti fuori dagli alberghi fa parte anche Divino, un wine bar frequentatissimo dagli impiegati degli uffici che lo circondano, e per i 60 vini a bicchiere che offre, ma anche per la cucina di Michele Senigallia.